Siamo con Don Paolo dentro l'occupazione di Tor de Schiavi. Don Paolo, parroco attualmente della parrocchia di San Luca, è stato nominato vescovo di Roma Sud da pochi giorni? Praticamente da 2 giorni. Esattamente, oggi è un momento molto importante perché appunto Don Paolo è dentro questa occupazione. Si è svolto un torneo di calcetto ieri, oggi verranno premiati la squadra dei colombiani. Intanto vorrei capire diciamo cosa ne pensate e come viene vissuto il problema del diritto alla casa in una città come Roma. Beh, ovviamente la casa è un diritto fondamentale, questo non c'è ombra di dubbio, sembra di dire una cosa scontata. E quindi tutto quello che può aiutare le persone a ritrovare quella dimensione umana, naturale, legittima, che è la possibilità di avere un alloggio dove dormire, dove stare, dove vivere vicino ad altre persone, credo che sia più che doveroso. Certo, i mezzi devono essere i mezzi leciti, secondo la legge. L'occupazione è un po' certamente una via di mezzo, perché di fatto, a parte che ci sono varie forme di occupazione, queste, io qui non è la prima volta che vengo, sono venuto anche in tempi non sospetti rispetto alla mia nomina, scherzo, ma perché? Perché ho conosciuto delle persone, ho conosciuto i bambini, ho conosciuto dei volontari che ci vengono, che frequentano queste famiglie, perché per me sono famiglie che vivono qui, al di là del fatto che sono in un'occupazione, cioè in una struttura, in uno stabile che è abbandonato e che è stato un po' ristrutturato per renderlo adeguato alle necessità di queste famiglie che non avevano altre possibilità se non di stare qui. Il clima è molto positivo, alcuni di questi bambini tutte le domeniche vengono accompagnati da dei volontari e presso un centro diurno per fare compiti, stare insieme e giocare. Quindi c'è un legame molto forte tra il vostro aiuto e comunque una realtà come l'occupazione. Ripeto, è un legame sicuramente significativo che va alle persone, cioè alle famiglie che vivono, al fatto che ci siano delle persone che stanno qui. Questo è quello che è importante per me, secondo me, e secondo le persone che operano e lavorano un po' con me e che hanno lavorato anche nei mesi precedenti. Da quando non è tantissimo, ho conosciuto, forse quando sono arrivato a San Luca, quindi non più di 5-6 mesi fa, ho conosciuto Rudy perché lui, un po' come responsabile o coordinatore di questa realtà, abita, vive con la sua famiglia lì nel territorio di San Luca, quindi diciamo che ci siamo incontrati così in parrocchia perché un giorno si è presentato e ho capito chi era e che cosa faceva. E poi appunto due di questi ragazzi vengono in parrocchia lì a San Luca, si stanno preparando ai sacramenti, alla comunione, alla cresima, e sono anche molto bravi, molto partecipi, insomma molto interessati a quello che si fa. Il resto io non ho né ricette né chiaramente né pretendo di dare soluzioni né tantomeno politiche a problematiche tipo questa, nelle quali io entro ma fino a un certo punto. Però diventa un impegno sociale anche da parte di questa della Chiesa. Assolutamente, insomma, perché dove c'è l'essere umano, deve essere c'è importante, la Chiesa. No? Cioè, non può non esserci la Chiesa. La Chiesa c'è dove esiste, dove c'è la vita, dove c'è la persona, dove ci sono famiglie, in particolare dove ci sono famiglie che stanno poco bene, che soffrono, insomma, che comunque vivono a disagio. Lì la Chiesa c'è e ci deve essere un pezzettino di più, quasi potremmo dire. Da questo nasce il contatto con loro, con queste persone e da nient'altro. Va bene, grazie. Prego.